sento che da un certo punto di vista c'è una certa gratificazione, ma anche responsabilità e a volte anche solitudine e amarezza. Ma non è che è un episodio in particolare, è tutta questa storia che devo pagare per, in maniera ingiusta, quindi questo fa male. In una terra anche dove ci sono tantissime altre problematiche. Comunque, ho imparato che di guardare chi sta peggio di noi, che forse non dico che questo è un sollievo, però. Non l'ha sempre fatto questo lavoro? Sì. E l'attore viene riconosciuto in tutta Italia? L'ultimo caso a Milano, abbiamo visto questa grandissima accoglienza. Ma questo è sorprendente, perché guardate, io mi muovo quando, anche in occasione come questa di Lamezia, mi muovo da solo, non c'è lo staff, non ho segretari, praticamente non ho proprio nessuno e mi comporto anche in maniera istintiva. Io sono qua questa sera perché per me Lamezia è il ricordo di un sindaco che era stato un riferimento per me. E non è che me l'ha chiesto lui, e si chiama Gianni Speranza questo. Perché mi rendevo conto come cittadino calabrese Lamezia è una realtà dove convivono tante problematiche, tante contraddizioni che sono tipiche del territorio calabrese. E questo sindaco aveva messo l'anima, aveva cercato di. E io da sindaco avevo un'ammirazione. Come vede adesso Lamezia dal punto di vista dell'accoglienza, una città accogliente? Non conosco molto bene la realtà, però lo so che faceva parte dello SPRAR. E anche ci sono state circostanze che ho conosciuto degli operatori, ma tutta la Calabria è una terra di accoglienza. È possibile che dopo, diciamo, il caso Lucano le persone finalmente riescano ad aprire gli occhi e vedere com'è la politica, che la macchina del fango alle volte si attiva proprio quando una persona buona viene colpita? Questa è una terra che alcune volte sembra non avere alternative rispetto ad una prospettiva che può guardare al futuro con ottimismo. È come se siamo obbligati ad avere un'unica alternativa, quella di essere identificati per gli aspetti giudiziari. E invece io ho voluto anche raccontare una narrazione di una terra che è capace di altre cose e che secondo me era questo l'elemento del riscatto una volta per tutte. Io da calabrese, quando sono stato fuori per motivi di lavoro, da una parte avevo l'orgoglio di appartenere a questa terra, per la cultura, per questa aurea di antica civiltà che ci portiamo. Ma dall'altra avevo l'amarezza anche di questo luogo comune, di questo essere identificati come qualcosa di che vede le persone che si parlano, c'è la mafia, c'è l'andrangheta. In questa azione, anno dopo anno, è stato per me fantastico anche contribuire a trasmettere nel mondo un'immagine di una Calabria diversa. E provate ad immaginare, io sono il sindaco di un piccolo comune di 1500 abitanti, a volte quale potenza hanno le idee. Quanta paura fanno? Eh? Quanta paura fanno?
Questa l'ho imparata da sindaco, che non bisogna avere paura. Anche nelle piccole realtà, la Calabria è una terra che un mio amico antropologo la definisce una terra inquieta, e quindi sappiamo a cosa andiamo incontro. E l'ho affrontato sempre con orgoglio e con fierezza, senza mai avere paura.